Angela Franzoni, vice sindaco di Montichiari, negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Bentornata, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms, come anche i messaggi WhatsApp, è il 348-3188-339, perché marci 0376-631709 e poi ancora mail diretta @temporadio.it, diretta streaming su YouTube Temporadio Live e su Facebook e Twitter il Gazzettino Nuovo Temporadio sono le pagine. Allora, dunque, iniziamo col parlare, dunque 26 aprile, quindi tra poco è maggio, ci siamo. Sì, tra poco è maggio e per Montichiari è un mese importante perché è il mese del Santo Patrono. Il 12 maggio è San Pancrazio ed è il patrono della nostra città. E mi viene da dire un po' finalmente, perché da quando sono diventata assessore alla cultura non ho mai potuto preparare un maggio al completo, perché a causa ovviamente della pandemia prima, e l'anno scorso invece c'erano tutta una serie di regole restrittive, quindi abbiamo sì festeggiato, e ringrazio ancora la Proloco Città che ha creduto in quel progetto fatto anche un po' velocemente, però avevamo fatto il Medioevo contingentati all'interno del nostro castello. Però quest'anno finalmente sono riuscita a pianificare un calendario completo per tutto il maggio. Ho voluto presentare un progetto, direi, alternativo, nel senso che Montichiari si può vantare di aver festeggiato sempre il maggio egregiamente con dei temi ricorrenti, il Medioevo e l'Ottocento. Per molti anni è stato festeggiato col tema medievale e gli anni invece della precedente amministrazione con l'Ottocento in castello. Io ho voluto unire le cose, nel senso che, come dico sempre, Montichiari ha tanto da raccontare e ha da raccontare entrambe le storie, perché il nostro colle di San Pancrazio, infatti questo viaggio nel tempo, l'ho voluto chiamare così, la festa patronale, questo viaggio nel tempo vuole proprio ripercorrere un po' la storia della nostra città. Il colle di San Pancrazio, prima di avere questo castello, aveva una rocca medievale, e lo stesso Bonoris, quando è arrivato a fine 800 a costruire la sua dimora, che è rifatta su stile medievale, ma ovviamente di epoca, quindi recente, ottocentesca, ho voluto unire le due storie, quindi la rocca che c'era una volta, l'Ottocento appunto con il conte Bonoris, e fare questo viaggio nel tempo, anche perché molti non sanno di questa storia che prima appunto su questo colle esisteva una rocca di quell'epoca. E quindi spero che con viaggio del tempo si possa far conoscere di più la storia, e dall'8 maggio, quindi per tre domeniche, 8, 15, 22, festeggeremo il nostro Santo Patrono. L'8 avremo il Medioevo all'interno del nostro castello. E ovviamente non sarà solo il castello, ma ci sarà tutta la città è viva, anche il centro storico sarà ovviamente ricco di commercianti, hobbisti, avremo anche i giochi medievali fatti in collaborazione con la Proloco di Bedizzole, quindi la nostra piazza ci sarà l'opportunità di fare questi laboratori anche per bambini e giochi per bambini. All'interno invece del castello, all'interno del nostro parco bellissimo del castello, ci sarà una serie di collaborazioni che la Proloco Città ha instaurato. Avremo la collaborazione, adesso ne cito alcuni ma poi non vorrei dimenticarli, però la Confraternita del Leone, che l'anno scorso ci aveva già supportato nel maggio medievale, parteciperà e creerà una serie di percorsi dove si vanno a rivedere i lavori di una volta. Anche qua laboratori per i bambini continueranno a esserci anche all'interno del parco. Avremo il battesimo della sella con dei pony, con un maneggio locale di Montichiari. Avremo gli arcieri che faranno provare il tiro con l'arco ai nostri ragazzi. Cito continuamente ragazzi e bambini perché vorrei che fosse proprio una festa per le famiglie, una festa per i bimbi, un ritornare un po' alla vita. Infatti deve essere un po' un maggio di ripartenza nonostante le difficoltà del momento, però non dobbiamo dimenticare, come ho sempre detto, un po' quello che abbiamo avuto in questi ultimi due anni di chiusura. Ringrazio anche Arco, che
che appunto animerà il centro storico. Il 15 invece ci sarà il connubio del viaggio nel tempo, perché avremo il Medioevo ancora riproposto all'interno del castello, però ci saranno le ville aperte dell'Ottocento. Noi abbiamo delle bellissime dimore in Borgosotto, che è la parte più antica della nostra città, e abbiamo delle bellissime dimore da visitare. Sono dimore private, quindi ringrazio i privati che le aprono al pubblico una volta all'anno, e le persone possono andare a visitare questi splendidi giardini: Palazzo Monti, Villa Mazzucchelli e Villa Montanari. In queste ville invece si troverà l'Ottocento, quindi avremo il Medioevo in castello e l'Ottocento nelle ville. E saranno anche qui animazioni, laboratori, chi più ne ha più ne metta. E per fare questo viaggio ci sarà un trenino che da Piazza Santa Maria porterà nelle ville, quindi l'abbiamo chiamato il trenino del tempo, perché appunto farà fare questo salto temporale. All'interno del nostro centro storico, sempre in collaborazione con Arco, che è la nostra associazione dei artigiani commercianti, hanno appunto proposto i mestieranti. Anche qui sono laboratori per ragazzi, ovviamente in stile medievale. Quindi spero che con questo si possa un po' andare a fare una bellissima domenica in compagnia, dove c'è tutto proprio dall'Ottocento, dal Medioevo all'Ottocento. Ho saltato il 12. Il 12 è il giorno proprio della festa patronale. Il 12, che cade di giovedì, ritorneremo a fare le bancarelle in Piazza Treccani, come si facevano un tempo. Sono praticamente dei gazebo dove tutte le scuole e le associazioni del territorio hanno la possibilità di farsi conoscere. L'evento è Noi per Montichiari, e quindi tutte queste realtà copriranno la nostra piazza, e ci sarà appunto la possibilità di parlare di sé e di far conoscere i propri progetti. Credo che sia una bella realtà, perché abbiamo una serie di scuole dell'infanzia e anche associazioni a scopo benefico che lavorano sul territorio. Siamo ricchi di queste cose, per fortuna, però è giusto anche che abbiano la possibilità di far conoscere le loro iniziative. Bellissimo. La sera invece torneranno i fuochi d'artificio. Dico con tanta sincerità che siamo stati combattuti se farli o meno, perché capisco che questo periodo è difficile e magari potrebbe sembrare uno spreco fare i fuochi. Dico che li faccio anche in formato ridotto, nel senso che una volta erano piromusicali, adesso li facciamo solo pirotecnici. Insomma, abbiamo cercato anche un po' di ridurre, però alla fine ci sembrava una cosa bella festeggiare il giorno del Santo Patrono. E quindi la sera ci sarà una sfilata di tutti i nostri figuranti medievali e ottocenteschi, e in piazza ci sarà il ballo del Conte e anche altri balli in collaborazione con delle scuole di danza del territorio. La parte ottocentesca la fa Proloco Montichiari. Ecco, la cosa bella, ed è per questo li voglio ringraziare, che entrambe le Proloco lavoreranno in collaborazione per questo omaggio. Io credo che sia un bellissimo gesto per la nostra città far vedere questo spirito di unione e festeggiare il nostro santo patrono. E anche in un periodo così complicato, insomma, far vedere che certe difficoltà a volte si possono, insomma, superare insieme e passare oltre, insomma. L'abbiamo quindi pensato tutti mentre ne parlava. Dimostriamo che si può andare d'accordo. Certo, sì, ma io non voglio dire che non vadano d'accordo, però sono nate in modo differente. Esatto. Sul territorio a volte sembra una competizione, invece no. Certo. Io dico sempre che sono complementari, sono composte da un sacco di persone che si danno da fare per il proprio territorio, e quando si parla di volontari non importa, cioè io penso che le bandiere, ciò che si pensa, cioè tutto. Esatto. viene dopo, e quindi questa cosa deve essere trasversale, soprattutto quando poi si parla di festeggiare e far festa per la nostra città. Assolutamente.
Quindi il 15 troverete tutto ciò e il 22 chiudiamo invece con l'Ottocento all'interno del nostro castello, quindi anche qui con il ballo del conte in piazza e l'animazione all'interno del nostro parco, anche qui con trucca bimbi, laboratori per bimbi, insomma all'interno del nostro parco, insieme a qualche ballo alternato ad animazione fatto da Proloco Montichiari. Quindi ringrazio veramente tutti per la collaborazione, perché credo che se il tempo ci lascerà la possibilità di festeggiare, sia davvero una bella festa per la nostra città. Assolutamente, poi anche mi piace molto il viaggio nei mestieri, perché ci sono tanti mestieri che non si fanno più, tra l'altro. Sì, gli antichi mestieri, esatto, poter rivedere, per dire già solo che gli impagliatori, quelli che facevano i cestini, quelli che facevano le sedie, insomma penso che siano cose... Dai, non so... sì, esatto, sono il fabbro, no? Esatto. Che magari uno... erano mestieri importanti una volta, lo sono tutt'oggi, però ovviamente adesso l'industria ha portato a certi mestieri. Pensiamo a un maniscalco, una volta con i cavalli c'erano dappertutto, erano sì, tantissimi, oggi certo, ci sono, dove ci sono gli ippodromi, non so, insomma, è vero, sono abbastanza pochi, credo. Un'altra informazione che sicuramente gli adolescenti vorranno avere è che torneranno anche le giostre, nel senso che anche qui per tanto tempo non ci sono state, la parte ovviamente accanto alla City dove si sono sempre allestite queste giostre, che sono sia per bimbi ma ovviamente per gli adolescenti, quindi una grande festa per la nostra città. Non ci sarà il punto ristoro come era in passato in piazza Treccani, però ringrazio tanti ristoratori, mi è nata l'idea di creare un menù di San Pancrazio, nel senso non un menù fisso, ogni ristorante propone un menù di San Pancrazio a un prezzo calmierato, quindi fra poco uscirà la locandina con questi ristoratori che hanno aderito, li ringrazio, credo sia una bella proposta per il nostro maggio, per chi vuole venire a visitare Montichiari si può fermare anche a mangiare un boccone nei nostri splendidi ristoranti. Bello, bello, veramente. Allora, credo che ci sia una chiamata in linea, credo, in questo momento. Quindi devo mettere le allora cuffie. Le chiedo sì, se può mettere la cuffia. Okay. Vediamo allora. Prego di pazientare un secondo chi è al telefono. Vediamo se è una chiamata per noi. Sì, ok. Allora, vediamo, vediamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Hai conosciuto la voce? Sì. Gio di Montichiari, sì, sì. Ok. Mi fa piacere che quest'anno abbia... Buongiorno al tuo ospite, non so chi è. È la vice sindaco, della tua città. No, Giovanna, buongiorno. La mia amica Franzoni. Ah, sì, sì. Comunque, grazie, almeno per 2 anni non abbiamo visto niente. Almeno quest'anno vediamo... Questa bisogna insomma, tornare a farla, giusto Giovanna? Se no... È giustissimo, ecco. Perché aspettavamo noi fino a tardi... come si chiamano, i fuochi d'artificio, poi in piazza è bello, perché io ho fatto un video 2 anni fa, bellissimo, bello, veramente bello. Quindi voglio vederti in piazza a festeggiare con noi, va bene? Certo, e comunque gente, venite a Montichiari che è una cosa spettacolare. Ciao. Grazie, ciao Giovanna. Giovanna. Grazie. Ciao. Grazie. Allora noi ringraziamo Giovanna di Montichiari, ci fermiamo un attimino con Angela Franzoni, vice sindaco di Montichiari, ci troviamo tra un paio di minuti. In compagnia di Angela Franzoni, vice sindaco di Montichiari, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stiamo parlando di eventi, allora proprio maggio Monteclarense è ricchissimo. Ci sono altre cose, Nasi Rossi e Motogiro, mi dicevo. Sì, Nasi Rossi e Motogiro, domenica 22 avremo in piazza Treccani il Motogiro con il Civico 166, è sempre stata una tradizione, partecipano davvero tanti appassionati, ok? E quindi tornerà anche questo e sono felicissima insomma di poterlo ospitare nell'ambito del maggio. I Nasi Rossi invece sono un'associazione, per chi non li conoscesse, che lavorano in ambito ospedaliero nei reparti pediatrici, sono per intenderci
se dico Patch Adams un po' tutti si ricordano, sì. Insomma. Sono i nasi del rossi per quelli dei clown. Esatto, ecco. Sono i clown che praticamente vanno a rallegrare esatto, i nostri bambini all'interno degli ospedali. Sono bellissime iniziative e hanno chiesto appunto di poter mostrare il loro lavoro animando la nostra piazza Santa Maria e facendo dei laboratori per i bambini, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti, dai piccolini ai grandi, c'è da divertirsi per tutto il maggio. Esatto, era un medico che aveva detto si deve curare la persona, non soltanto la malattia, quindi anche tenerla su anche, di morale. Esatto, proprio. Io lo credo molto anch'io che l'umore incida su tutto, anche sulle malattie, quindi insomma cercare di rallegrare i bimbi credo che sia davvero una bella missione. Assolutamente. E la festa della mamma anche? La festa della mamma, sì, per la prima volta al 1° maggio avremo un bellissimo mercatino dell'artigianato per la festa della mamma nel Viale della Costituzione, quindi ci saranno un sacco di hobbisti. Per chi deve fare il pensierino alla propria mamma, penso che sia una bella iniziativa. Con Proloco Montichiari li ringrazio di questa proposta e quindi avremo un qualcosa di alternativo. Ci sarà anche un concerto dedicato alla festa della mamma fatta dalla Scuola d'Archi domenica 8, quindi anche qui un qualcosa in musica, insomma, visto bella. Che abbiamo un sacco di scuole di musica, e ringrazio anche la Scuola d'Archi Pellegrino da Montichiari per questa iniziativa all'Osi dello Spirito. Okay. Benissimo. Tornerà a Borgo Rock, parlando sempre di musica, quindi sabato 14 Borgo Sotto si animerà con il concerto rock come era in passato. Anche qui mi piace, insomma, sembra un po' di ritorno alla normalità e benvenga per poter festeggiare un po' tutti insieme. Benissimo. A fine mese avremo sempre il mercatino delle cose introvabili, appuntamento fisso dell'ultima domenica del mese che sta diventando sempre più partecipato e sempre più bello, quindi ringrazio chi collabora, insomma, per questa iniziativa che è Proloco Montichiari, per renderlo sempre più piacevole per la nostra città. E poi avremo come novità il GRIM, è un'associazione dedicata a Don Serafino Ronchi, la loro sede è ad Esenta, ma abbiamo anche una sede nella nostra città, precisamente nella frazione di Vighizzolo. Hanno sempre fatto i giovedì del GRIM di maggio e praticamente tornano a farli, e li tornano a fare patrocinati da noi come comune, e li faranno nella sede quest'anno invece che a Esenta, a Vighizzolo. Quindi li abbiamo messi a calendario perché sono dei bellissimi incontri. Ovviamente il GRIM è un'associazione, per chi non la conoscesse, che fa missioni nel mondo per aiutare ovviamente i più bisognosi, e anche hanno una serie di iniziative nella nostra città sempre a sostegno di famiglie che ne hanno bisogno. Penso che siano ovviamente messaggi lodevoli, e il giorno del nostro patrono è il 12, quindi giovedì 12, avremo un ospite d'eccezione, Don Luigi Ciotti. Penso che lo conoscono tutti, infatti l'orario che abbiamo messo per questo incontro è alle 18:30, per non andare a sormontarsi con gli altri eventi della giornata, perché il 12 sarà una giornata ricca di eventi dal mattino fino alla sera con i fuochi. Tra l'altro mi ha fatto vedere invece prima una locandina di una mostra molto bella di acquerelli, giusto? È il nostro museo Lecchi, sì, la voglio mostrare perché già solo la locandina penso che dica tutto. Sabato abbiamo inaugurato questa bellissima mostra al museo Lecchi, invito tutti a visitarla perché è ingresso gratuito, sono le nostre sale delle mostre temporanee, quindi al primo piano del Lecchi, e sono una serie di mostre di acquerelli botanici. Abbiamo dedicato questa mostra a Marcel Proust perché ricorre il centenario della sua morte, e verranno fatti all'interno del maggio degli eventi legati a questa mostra, e io penso che sia una mostra veramente notevole e anche emozionante. A chi piace la natura, a chi piace il contatto con la natura, vedere questi acquerelli che sono veramente sembrano fotografie, non sembrano acquerelli, è davvero davvero una mostra di notevole pregio, e quindi faccio i complimenti a Paolo Boifava e tutto lo staff di Montichiari Musei per aver portato una mostra di questa caratura all'interno del nostro museo.
Nel nostro museo vorrei anche dire che sempre sabato 23 abbiamo inaugurato la sala dell'Ottocento, dove c'è un splendido dipinto di Tommaso Castellini che ci è stato dato dall'Ateneo di Brescia, e lo teniamo in mostra per 5 anni. È una cosa veramente inedita, dove un Ateneo appunto dà per così tanto tempo un quadro da mettere in mostra, ed è un quadro stupendo, e tutta la sala è stata dedicata a quadri dell'Ottocento. Quindi invito sempre tutti a vedere i nostri musei, ne abbiamo tantissimi, visitateli, perché arricchirsi d'arte, insomma, credo che faccia veramente bene allo spirito, e la nostra città, come dico sempre, ha tanto da offrire. Bene, chiudo il maggio dicendo che verranno presentati anche 2 libri. Ovviamente ringraziamo il Club Albertano con Enrico Giustacchini, che ha premiato la nostra città venendo a presentare il suo nuovo libro come prima tappa della provincia per mercoledì 25 maggio, e lo presenteremo alla Sala delle Riserve del Museo Lecchi insieme ai cantalettori e gli amici del libro. Quindi grazie per questa iniziativa, e a Carlo Scattolini per le sue belle iniziative e questo ormai appuntamento fisso che abbiamo annuale con Enrico Giustacchini. E il 28 maggio faremo un altro incontro con l'autore, presenteremo il libro di Mattia Quelli, che è un monteclarense, quindi felicissima che insomma abbiamo sempre delle eccellenze all'interno della nostra città, con il suo nuovo libro Gallo. Benissimo, le leggo il messaggio: i migliori italiani, ricercatori, scienziati eccetera, vanno all'estero per emergere. Noi castiglionesi avevamo un genio delle manifestazioni ed è andata a Montichiari, chissà che è riferito a questo. Poi che programma interessante per il maggio monteclarense, anche, quindi complimenti ancora che le fanno. Grazie, ma dico sempre, da sola non potrei fare nulla se non ci fossero veramente tante collaborazioni, e Montichiari è ricca di questo, e messi insieme siamo un bel team, dico. Poi Franzoni, lei è troppo brava, si impegna molto. E poi ancora Franzoni: Montichiari, se parte bene l'aeroporto, diventa un polo turistico collegato al lago di Garda. Ci credo anch'io, perché dico sempre che ha tanto, tanto da offrire. Stiamo anche cercando di lavorare per Brescia-Bergamo 2023 e entrare nei circuiti di Brescia-Bergamo per far conoscere ancora di più la nostra città. L'associo a questo. Allora, Franzoni, salve: anche se Brescia non sgancia un centesimo l'anno prossimo, noi facciamo eventi di spessore che catturiamo i visitatori del Garda, dice un altro messaggio. Esatto, appunto, era lo faremo. Legata. Buongiorno Angela, io ringrazio lei in persona per la disponibilità, la discrezione e l'empatia, spero sia sindaca presto. Grazie. Poi ancora, dunque, sono Claudio di Verona, sono venuto alla festa ed è bellissima. Poi ancora, vice sindaco: sarebbe bello usare il Bonoris per dei videoclip, proponetelo alle case discografiche. Il teatro o il castello? Infatti, forse perché il castello, abbiamo sia il teatro, che è stupendo perché è una bellissima bomboniera, abbiamo finito la rassegna teatrale da poco, e sia il nostro castello, effettivamente è notevole. Allora, per sposarsi al castello, a chi devo chiedere? Montichiari Musei. Montichiari Musei. 030 96 50 455. Chiamate Montichiari Musei e vi accompagneranno a vedere, a fare un sopralluogo al nostro castello, e vi diranno come poter usufruire del nostro castello come cornice del vostro matrimonio. Benissimo, ok. Poi, perché ai sindaci, vice sindaci, capita anche di sentire magari un uomo che le dice: mi sposa, nel senso che celebra le nozze. Sì, sì, celebro anche chi fa richiesta di qualcun amministratore in particolare, andiamo anche a celebrare i matrimoni civili, ovviamente. Poi, vice sindaco: date aiuti alle microimprese, a chi posso chiedere come trasferirla da voi, perché il mio comune non ha mai fatto niente. Va bene, questo è un altro. Dica, poi aspetta, Angela, ci vieni a farlo il motogiro, chiedono anche. Marco Togni. Sì, vogliono farmi salire in moto, ma sanno che... Sì, perché il sindaco sappiamo che è un biker. È un appassionato, lui lo farà sicuramente. Io ho un po' di timori andare sulla moto, però va bene. Mi piace tantissimo la moto, però sono un po' da navigazione della domenica, come si dice quando si va piano piano, insomma. Va bene. Non sono dall'alta velocità, insomma.
Allora, salve dottoressa Franzoni, vorrei ringraziare la nostra polizia locale che è sempre pronta ad aiutare anche. Ti ringrazio anch'io perché sono sempre attenti anche in queste domeniche, in questo weekend dove c'è stato Seridò, dove la nostra città si riempie, il nostro centro fiera è tornato Seridò e con grande successo direi, perché c'era il parcheggio pieno e ovviamente la polizia locale era impegnata per gestire il traffico. Oltre alla polizia locale mi permetto di dire sempre anche Protezione Civile, Alpini, una serie di associazioni d'arma anche che si danno sempre da fare come supporto agli eventi, quindi veramente dico sempre una rete sociale di volontari molto fitta. Poi dicono il velodromo torna a funzionare presto, allora anche col pubblico intendo. Speriamo presto, stanno facendo ancora i lavori, ne sta usufruendo, non è ancora stato sbloccato dal sequestro il nostro velodromo, però si allena sempre la nazionale all'interno e andremo avanti con i lavori. Tra l'altro di recente è uscita la notizia, abbiamo partecipato a un bando, l'ha seguito di più il sindaco, quindi entrerà nel dettaglio lui, però la Federazione Ciclismo crede tantissimo nel nostro velodromo, ricordiamo che è l'unico coperto in Italia, e hanno intenzione di investire 4 milioni di euro nella nostra città per rendere un polo ancora più importante come polo ciclistico d'Italia proprio, quindi ne siamo orgogliosi e speriamo di riuscire a portare a termine tutti questi bellissimi progetti. Assolutamente. Quando sarà terminata la rotatoria sulla strada Perlonato, anche le chiedono, vabbè non è lavori pubblici. Sì, no. È fatto dalla provincia i lavori, quindi infatti, ci sarà questa arteria credo veramente importante che collegherà, darà la possibilità da chi arriva da Lonato e vuole andare verso Castiglione, giusto per intendersi, o entrare in tangenziale, non deve arrivare fino a Montichiari ma può già tagliare con questa tangenzialina. Poi ancora il Grest ci sarà, le chiedo, no? Sì, abbiamo fatto la riunione con le parrocchie, con le scuole dell'infanzia, con Casa Serena, tutti i Grest partiranno e noi come comune li supporteremo come abbiamo fatto in passato in convenzione, e ovviamente ognuno sta uscendo con la propria locandina, però i Grest torneranno e torneranno in modalità 2019, giusto per capirci, nel senso che non ci sono restrizioni per ora, non sono usciti protocolli restrittivi, quindi ben venga, insomma, speriamo. Sono di supporto per la nostra famiglia. Questa per le nostre famiglie è un'ottima notizia, credo, per molti genitori. Sì, assolutamente. Sì, ringrazio le parrocchie, tutte le scuole, tutte le associazioni che si danno da fare sempre su questo, su questi servizi importantissimi. Assolutamente. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Angela Franzoni, vice sindaco di Montichiari, grazie a voi, buona giornata.